Luca, buongiorno. Buongiorno. La prima cosa che devo chiederle, poiché lei è imputato in questo procedimento, lei rispetto all'omicidio di Luigi Lardo, come si dichiara, colpevole o innocente? Io sono estraneo a questo fatto. È estraneo a questo fatto. Lei Luigi Lardo lo conosceva? Neanche No, per nome sapeva non chi era? avevo. No, completamente, assolutamente. Senta, delle persone che sono imputate con lei in questo processo, o che erano imputate con lei in questo processo, santo la causa lo conosceva? Lei nel 95 in che posizione si trovava? Era libero? 10 maggio 95, era libero o era detenuto? No, non me lo ricordo se ero detenuto. Non si ricorda se nel Non 95 era ero. libero o detenuto? No, non me lo Non ricordo. se lo ricordo. Lei con la causa che rapporti ha avuto? Non ho avuto nessun rapporto, solo che per quanto riguarda il discorso di Vito Ricciardello, lui si è recato a casa mia, la causa, accompagnato da Maurizio Signorino e il fratello di la causa, dove lui mi ha detto io non lo conoscevo, però si è fatto accompagnare dal signorino a casa mia e quindi lui mi ha detto che era scomparso qui dopo un Sì. In che anno. periodo? Io Vito Ricciardello le ha detto prima. Le come? ha detto non Bonanno, Ricciardello le ha detto prima di parlare. E lui è venuto con questa cosa di che era scomparso questo Ricciardello. Ah, Ricciardello. Perché lei prima ha detto Bonanno, ha detto una volta Bonanno e una volta Ricciardello. Bonanno non c'entra, caro. Ho fatto confusione io, dottor. Quindi parliamo di Ricciardello. E perché venne a dirle che era scomparso Ricciardello? Perché lo venne a dire a lei? Perché lui pensava che io, essendo che sono un familiare della famiglia Santa Paola, potevo fare qualcosa perché lui era preoccupato che lo volevano uccidere. Era preoccupato Dopo la una causa per la sua incolumità, quindi che lo volevano uccidere. sì. E qual era il motivo di questa sua preoccupazione? Questo. La causa. Perché era preoccupato? Glielo disse. Che hanno ucciso, scomparso questo Ricciardello, non lo so, e quindi lui dice se hanno ucciso Vito Ricciardello mi vogliono ammazzare pure a me. E lui mi ha chiesto se io lo potevo aiutare, quando essendo parente della famiglia Santa Paola, se io potevo fare qualcosa per. E io gli ho detto che mi sono preso una settimana di tempo, 10 giorni, non mi ricordo quando è passato, non più di 10 giorni. Fatto sapere a mio cognato che c'era questo ragazzo che era preoccupato, che A chi l'ha lo volevano fatta uccidere. sapere questo fatto che c'era la causa che era preoccupato? Natale di Raimondo. L'ha fatto sapere a Natale di Raimondo lei? Sì, quindi come risposta dopo una settimana, 10 giorni, mi ha mandato a dire di farmi i fatti miei, che sono cose che io non mi dovevo interessare, quindi io non ho potuto fare niente su questo fatto. E da questa cosa è scaturita che la causa pensava che anche io lo volevo uccidere. La causa pensava che anche lei volesse ucciderlo. Come? Lei ha detto poc'anzi, per questo motivo la causa pensava che anche io volessi ucciderlo. Ha detto questo o ho sentito male? No, ha sentito bene. Ho capito.
Senta, ma lei di Raimondo innanzitutto era libero o era detenuto all'epoca? Io ero libero. No, no, lei di Raimondo, dico di Raimondo. No, di Raimondo era detenuto. Era detenuto. E lei come ha fatto a fargli avere questa notizia, diciamo, al di Raimondo? Ora non me lo ricordo questo come... Non se lo ricordo. Ho capito. Comunque è certo di aver fatto avere questa notizia di Raimondo. Senta, ma la causa, quando la causa le disse che era preoccupato per la sua incolumità perché volevano ammazzarlo, le disse anche nei confronti di chi aveva questo timore, cioè da chi temeva questo tipo di atteggiamento? Di Natale di Raimondo. Da Natale di Raimondo. Natale di Raimondo all'epoca che ruolo aveva nell'ambito dell'organizzazione? Natale di Raimondo aveva un gruppo suo personale, quindi lui aveva una presa di posizione ben composta in quanto era, diciamo, autore di diversi omicidi che lui ha commesso, sì, o ha fatto commettere, non lo so, e quindi... Senta, lei in merito a questa vicenda dei timori che le esternò la causa, ha mai avuto modo di incontrare o di parlare con Lello Quattroluni? Io? Sì, lei. No, completamente. Non ne ha mai parlato di questa vicenda con Quattroluni? No. Quattroluni lei lo conosceva? Proprio sì, per sentito dire. No, dico, lasciando perdere per sentito dire, ma dico, di persona lo conosceva? Le ripeto la domanda, signor Zucca, dico, Quattroluni, lei di persona, cioè fisicamente, lo conosceva? No. Non lo conosceva proprio? Può darsi che qualche volta l'ho visto, però che non sapevo che chi era questo Quattroluni. Ho capito. Quindi Quattroluni non è mai venuto a parlare con lei a casa sua, per esempio, di questi fatti? È venuto a casa mia. Dico, Quattroluni è venuto a casa sua? Non ho sentito la risposta, scusi, mio zucca. No, completamente, non è venuto mai. Ah, non è mai venuto, ok, perfetto. Senta, ma la causa, quando le disse di temere perché era stato ucciso Ricciardello, le disse anche quali erano, diciamo, le accuse che venivano mosse nei suoi confronti di Ricciardello? No, perché lui non lo sapeva il motivo perché l'hanno scomparso questa persona. Ho capito. Ma vi erano stati mai, diciamo, dei sospetti o comunque delle voci messe in giro sul fatto che il Ricciardello o la causa potessero aver avuto un qualche ruolo nella morte della moglie di Santa Paola? No, completamente. Lei non ha mai saputo nulla di questo? No, mai, non ho sentito parlare di questa cosa. Ho capito. Senta, lei all'epoca con Cosimano Benedetto aveva rapporti di frequentazione? Vi vedevate? Lo conosco, però
non ci fregavamo, non avevamo nessun rapporto. Non avevate rapporti di frequentazione? Un paio di domande ancora ed ho finito. Lei è una persona a nome Stuviale Eugenio, lo conosce? No, completamente. Non lo conosce proprio questa persona? No, Asturiale. Asturiale? Sì, lo conosco. Ah, lo conosce. Quando l'ha conosciuto? No. Ce lo può dire quando l'ha conosciuto? Nel 92. Nel 92. Siete stati imputati insieme in qualche processo? Ricordo io no. No. E come l'ha conosciuto allora Storiale? Quando si è sposato mio cognato con Vincenzo Santa Paola, con mia sorella. Ho capito. Quindi Storiale era presente a questo matrimonio, diciamo? Sì. Sì. Senta, la moglie dello Storiale, lei la conosce, la signora Biondi? Io la conosco sempre che l'ho vista al matrimonio. Sì. Senta, la signora Biondi aveva rapporti di frequentazione con sua moglie? Moglie? Sì. No, completamente. Quindi non si frequentava con sua moglie? No, mia moglie non si frequentava con nessuno. Ho capito. La signora Biondi è mai venuta a casa sua? No, no. No? Non si è sentita la risposta, signor Zucca, lo scusi. Come? Ho detto, non si è sentita la risposta che ha dato. Ho detto di no, che no, non si frequentava con mia moglie perché non c'erano questi. Quindi non è mai venuto a casa sua? Mai, mai. Mai. Lei all'epoca, nel 95, si ricorda dove abitava, dove era residente? Io? Sì. Guarina di Catania. A Guarina di Catania, perfetto. Lei successivamente a questo incontro che ha descritto con la causa, in cui la causa le disse che era preoccupato per la sua incolumità, ha avuto modo di incontrare altre volte la causa? Sì, sì. Negli anni successivi, dico. Sì, sì, sì. Una volta ogni tanto lui mi veniva a trovare a casa. Ho capito. Se c'erano buone novità per lui, ma però io non potevo fare niente perché quello che comandava era Natale Tremondo. Okay. Quindi questo Natale di Raimondo comandava fino a che periodo? Scusi, perché l'ha detto, quello che comandava era Natale di Raimondo. Di che anni stiamo parlando in cui era Natale di Raimondo quello che comandava? Dal 92 che io so, dal 92 fino a quando lui è stato arrestato. Ho capito. E invece negli anni successivi, diciamo, all'arresto di Natale di Raimondo, cioè è capitato che la causa sia mai venuto a trovarla, comunque che lei si sia mai incontrato con la causa? Anche in tempi più recenti, voglio dire. Si capisce bene qua, dottore, se mi può ripetere la domanda. Certo, assolutamente. Ho detto, anche in tempi più recenti, è capitato mai che lei abbia avuto modo di incontrarsi con Santo La Causa? Veniva a trovare a casa. Si ricorda in che anni la veniva a trovare a casa? Poi è passato parecchio tempo, quindi non mi ricordo. Quindi, parecchio tempo, ma non si ricorda più o meno quanti anni fa può essere successo questo fatto? Dopo la morte della signora Venditti, la moglie di Santa Paola. Ho capito. Senta, ma lei prima ha detto che a un certo punto la causa si era convinto del fatto che anche lei in qualche modo
volesse la sua morte, perché lei gli aveva detto: io non posso fare niente, non ti posso aiutare in nessun modo. E così ho capito male. Non male, dottore. Come? Ha capito male. Ho capito male. E allora me lo rispiega un attimo quello che ha detto prima, perché allora non si è sentito bene. Lei ha detto prima che la causa è venuta da lei, è così? Sì. Dicendole: guarda, io temo che mi vogliono ammazzare perché è scomparso Ricciardello Vito, ci siamo? Poi lei ha detto che si è interessato con Natale di Raimondo e ha fatto avere la risposta negativa alla causa, è così, ho capito bene? Sì. E la causa pensava che anch'io potevo fargli del male perché veniva sempre ammato. E ho capito. Quindi, come dicevo io, cioè, dopo questo fatto la causa pensava che anche lei volesse fargli del male, ho capito bene? Sì, perché lui non si fidava di nessuno. Perfetto. Allora la domanda che le faccio più specifica è questa: in un periodo successivo a questi fatti lei lo ha incontrato nuovamente in la causa? Ricordo, dottore, che sono passati 20 anni, quindi non mi ricordo. Non si ricorda se dopo ha avuto modo di incontrarlo negli anni seguenti? Non mi ricordo, negli anni seguenti no. Quindi le uniche circostanze, gli unici momenti in cui lei ha avuto rapporti con la causa sono stati questi, se ho ben capito. Perché ho avuto un paio di volte, sono stato arrestato, poi il tribunale degli esami mi ha buttato fuori. Sì. Quindi non l'ho più visto, dopo questo fatto del discorso di Natale dei Monti. Senta, ma la causa all'epoca aveva che ruolo aveva nell'ambito dell'organizzazione? Non conosceva nessuno. Non aveva nessun ruolo di responsabilità, diciamo. Io non so cosa si parla, di che si parla, si spalla, ci sono tante cose nel carcere, quindi qualcuno gli ha detto di venire da me per se io potevo aiutarlo in questa cosa che lo volevano uccidere. Ho capito. Quindi il discorso di che lui dice che quattro lune lui ha detto che gli hanno mandato un pacco di biscotti con un bigliettino dentro dove c'era scritto che si doveva eliminare. Vabbè, questo lei l'ha già detto, su questo fatto del pacco di biscotti ne abbiamo già lei ha già fatto delle dichiarazioni spontanee. No, questo dottore non l'ho detto io. No. Scusi, ma lei eliminare. Che cosa sa di questo pacco di biscotti? Mi faccia capire allora. No, lui nel processo che io sto facendo, quello di Vito Buonanno, sì, abbiamo avuto questo discorso anche con il pubblico ministero, sì, in quanto la causa dice che Aldo Iacolano mi ha mandato un pacco di biscotti con suo fratello. Sì. E questo biglietto lui me l'ha fatto avere a me, dove diceva che io gli dicevo: uccidiamolo prima noi, prima che ci arriva il quattro luni. Sì. Ora, il quattro luni lui cambia poi versione, in quanto dice che con i quattro luni non c'era motivo di incontrarsi. Sì, ho capito quello che lei sta dicendo, ma io però non le avevo chiesto questo, cioè questo semmai lei dopo lo può dire in sede di spontanee dichiarazioni. Per il momento lei si limita a rispondere alle domande che le sto facendo io, poi eventualmente i suoi difensori o lei in sede di spontanee dichiarazioni potrà
aggiungere tutto quello che ritiene opportuno a sua difesa. Io le dovevo chiedere ancora una cosa e basta. Come mai la causa si rivolge proprio a lei nel momento in cui c'ha questo timore per la sua incolumità? Cioè, perché la causa? Lei aveva una posizione tale per poter garantire in qualche modo alla causa la sua incolumità? Io non gli volevo credere niente, perché io non è, sono un personaggio di spicco, quindi cosa potevo fare? L'unica cosa che lui pensava che io lo potevo aiutare, e quindi è venuto da me. E perché, diciamo, si è rivolto a lei? Cioè, perché pensava che proprio lei lo potesse aiutare? C'è un motivo in particolare? Ma perché lui nella sua testa pensava che io potevo fare qualcosa per aiutarlo. Ho capito. Presidente, io non ho altre domande, grazie. Presidente, posto una domanda di recupero sulla base delle domande fatte al difensore. Volevo chiederle, signor Zuccaro, se se lo ricorda, questo contrasto con Sturiale per la vicenda di Guttà, in che periodo è avvenuto più o meno? In che anni? Mi ricordo male, sono parecchio tempo, è morto mio papà, nel frattempo che io compravo l'abbigliamento in questo ragazzo Guttà Vincenzo, e quindi compravo dei vestiti per lavoravamo insieme, però era lui che aveva i posti al mercato della Fiera di Catania dove vendeva questo abbigliamento, e Sturiale è venuto a sapere questo fatto che lavorava con me, quindi lui l'ha presa brutta questa cosa, perché dici allora tu eri d'accordo con lui, era completamente, non ero d'accordo con lui completamente. Sì, dico, e più o meno in che anno siamo? Lei riesce a fare mente locale? In che anno c'è stato questo contrasto con Sturiale per la vicenda di Guttà? Guardi, io mi ricordo che è morto mio papà, è stato un mese, due mesi prima che è morto mio padre. Suo papà, quando è morto? Non lo sappiamo. Nel 2005, quindi è un fatto che è successo nel 2005 e 2006, insomma, questo contrasto con Sturiale. Sì, ho capito. Ma prima di questo fatto, lei con Sturiale che rapporti aveva? Aveva dei rapporti normali, aveva dei rapporti buoni, o c'erano stati prima di questo fatto anche altri motivi di contrasto con lo Sturiale? Io non ho avuto mai problemi con nessuno, solo con queste persone. Quindi gli unici problemi che ha avuto lei con Sturiale sono questi del 2005 per questa vicenda di Guttà, ho capito bene? 2004-2005, perfetto. Lei ha detto comunque come dato di riferimento che è stato dopo la morte di suo papà, se ho capito bene. Sì. Vediamo, siamo nel 2005, perché il mio padre è morto il 26 di maggio di giugno, il 26 di giugno del 2005, e io sono stato arrestato il 7 luglio del 2005. Sì. Dopo un paio di giorni che è morto mio padre. Dopo un paio di giorni è morto tuo padre, perfetto. Va bene. Grazie, non ho altre domande. Può essere, quindi può essere disattivato, cioè nel senso nei confronti Madonia Giuseppe. Si avvicina al microfono Madonia. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Ci ripete le sue generalità, per favore? Mia Giuseppe, nato a Vallelunga Pratapeno, CL 18-12-46. Allora, Madonia, lei in qualità di imputato in questo procedimento ha facoltà di non rispondere all'esame. Vuole avvalersi di questa facoltà?
No, no, rispondo. Vuole rispondere. Prego, signor Pubblico Ministero. Buongiorno, signor Madonia. Buongiorno, dottore. Allora, la prima cosa che le devo chiedere, in quanto imputato, lei come si dichiara rispetto a questi fatti, colpevole o innocente? Innocente. Si dichiara innocente. Senta, lei con Luigi Lardo aveva un rapporto di parentela? Eravamo cugini di primo grado, mia mamma e suo padre erano fratelli, però siamo stati come fratelli perché siamo stati allevati, io e le mie sorelle siamo stati allevati assieme ai miei cugini da mio zio e mia zia, perché mia madre era morta che io avevo 2 anni e mio padre non c'era. Sì. Senta, lei quando è stato tratto in arresto l'ultima volta, tanto per chiedere, cioè da quando lei è detenuto? Sola volta, il 6 settembre 1992. All'epoca in cui lei è stato arrestato nel 92, Ilardo era libero o era detenuto? Ilardo non mi ricordo, 92? Sì, 92. No, fino a maggio-giugno era libero perché l'ho visto io. Perfetto, quindi lei l'ha incontrato personalmente l'ultima volta, Ilardo, nel 92? È questo che mi sta dicendo. E poi mi hanno arrestato, io l'ho incontrato il giorno di Capodanno, che è venuto, lui era a Belluno, no? Sì. dalle sue figlie, e io per stare con le mie bambine che erano piccole, 8 anni, 3 anni, e mia moglie, mio cognato aveva preso una casetta in un paese vicino, sopra le montagne di Verona, no? Sì. Non mi ricordo come si chiama. Lei all'epoca era latitante? Io ero latitante, sì. Sì, perfetto. E allora mio cugino è venuto per passare qualche giorno con me ed è venuto con la figlia, con la bambina. Ho capito. È stato 2 o 3 giorni, non mi ricordo preciso, e poi è andato via. E poi l'ho visto verso maggio-giugno, mi sembra maggio-giugno, non mi ricordo preciso. Comunque è venuto un'altra volta in un altro posto e siamo stati assieme un paio di giorni. Ho capito. Senta, poi successivamente, quando è stato assassinato suo cugino Luigi Lardo, lei quando è che apprende questa notizia? Come lo viene a sapere? Lo apprendo subito perché io ero nell'aula bunker di Roma, no? Sì. E me lo disse l'avvocato, mi sembra l'avvocato Andile, se ricordo bene, che glielo disse il pubblico ministero, dottor Marino. Quindi glielo disse l'avvocato Antille questa circostanza? Se lei ricorda... Se non ricordo male era l'avvocato Antille. Se lei ricorda bene, certo. Senta, ma lei ricorda che processo si stava celebrando all'epoca nell'aula bunker di Roma? Mi sembra Orsa Maggiore. Dottor. Orsa Maggiore. Orsa Maggiore. Lei ricorda se proprio in occasione di questa trasferta per l'esame dei collaboratori di giustizia lei ebbe a fare delle dichiarazioni spontanee? Ricordo, io no, non venivo dalla Sicilia, venivo da Cuneo, mi sembra, io ero, sì, a Cuneo. Ma era però, diciamo, presente fisicamente, perché all'epoca non c'era la videoconferenza, quindi era presente fisicamente. Ero presente, sì, però ricordo che nell'aula non c'erano detenute, ero io solo, non so perché, non c'ho questo ricordo. Che vuol dire non c'erano detenuti? Cioè non c'erano altri detenuti, c'era solo lei? No, ero solo io là e non lo so perché. Durante il ricordo che forse c'era qualche altro detenuto, però nel lato destro dove ero io non c'era nessuno, in tutte le gabbie non c'era nessuno, ero solo. Ho capito, quindi lei dice, diciamo, sul lato dell'aula dove si trovava lei, non nell'aula. Aula perché... bunker, guardando la presidenza, la corte, io ero sulla destra e accanto, sotto c'era il dottor Marino, mi sembra, l'altro pubblico ministero, non ricordo adesso. Aula bunker di Re Bibbia, per comprendere. Sì. Perfetto. Senta, e non ricorda se lei in occasione di questa trasferta
nella quale si sentivano questi collaboratori di giustizia ebbe a fare delle dichiarazioni spontanee. Oh, dottore, se me le leggi può... No, tipo per me, adesso non ce l'ho qui con me, comunque poi eventualmente... No, dottore, per io ho 70 anni, la testa è a 70 anni già con tutte le malattie che ho, non lo ricordo, se no glielo direi. No, ma io non le chiedevo il contenuto, io le chiedevo soltanto intanto la circostanza, se lei ricorda se le ha rese o non le ha rese queste dichiarazioni, poi il contenuto... Ma io dichiarazione dottore, dichiarazione spontanea. Le ho fatte sempre, quindi se ci sono le avrò fatte pure là. Perfetto, non ho altre domande su questo punto. Senta, un'altra cosa. Lei con Lilardo prima della sua morte ha avuto mai motivi di contrasto? Non esistevano motivi di contrasto con mio cugino, con mio fratello. Siamo cresciuti assieme e... Tutto quello che ho sentito solo mi sono dispiaciuto ora a sentire in questo processo che se la faceva con persone che rubavano autotreni. Non sa quando mi è dispiaciuto tantissimo che si è messo a fare queste cose. No, non... Ma poi oltretutto, signor Pubblico Ministero, veda, mio cugino, tutte queste cose che sto sentendo forse le ha fatte dopo che io sono stato in galera, perché mio cugino in Sicilia non ci stava. Veda, mio cugino era più calabrese che siciliano, perché, dice, mi puoi chiedere lei? Beh, perché se la faceva con i calabresi? Sì, lo so perché è siciliano, anzi proprio, non glielo ho chiesto questo. Quindi tutte queste cose, mio cugino, non lo so, mi vengono nuove queste cose su mio cugino. Senta, un'altra cosa le voglio chiedere. Lei, quando è che ha appreso, se lo ha appreso, del fatto che suo cugino Ilardo Luigi avesse dei rapporti con ufficiali dei carabinieri? E queste cose, dopo che è morto lui, si sono scritte queste cose nel giornale che ancora io non credevo, è giusto, non credevo. Non lo so nemmeno se sono vere. Certo, leggendo qualche cosa può darsi, però veda, dottore, io non... Mi viene difficile a crederci, ma... Perché mio cugino non sapeva niente, fino a che c'ero fuori io, lui non sapeva niente di cose siciliane, perciò che ci dovevo andare a raccontare al giudice, non poteva raccontare niente, dottore, lui non sapeva niente. E poi non penso che questo, ma io non lo so, non riesco a capacitarmi, signor Pubblico Ministero, non lo so. Ma lei ha detto questo fino a che era fuori lei, quindi fino al 92, ma poi dal 92 al 96... Gli passano altri 4 anni. Poi dal 92 al 96 non ho saputo più niente, tranne nel 94, signor Presidente, l'ho visto, signor Pubblico Ministero, l'ho visto nel 94, che è venuto a trovarmi dentro l'aula del processo di Gela. Però l'ho potuto salutare solo con la mano, perché là le gabbie sono con i vetri interi, quindi con l'avvocato si parla solo col telefono. Okay. Quindi l'ho salutato, mi ha mandato un bacio, e se n'è andato subito. Okay. Ma lui era stato scarcerato da poco nel 94, che le ricordi? Quando c'è stato Sì, forse giorno. Sì. Sì, forse era stato scarcerato da poco, non lo ricordo. Comunque è venuto mi sembra 94, faceva il processo a Gela, sì. E è venuto a salutarmi. 94, sì. Ok. Senta, e invece... Che lei sappia, in questo periodo successivo al 94, il signor Ilardo ha avuto rapporti con i suoi familiari? I miei familiari, sì, sempre, perché lui aveva... Io sapevo che lavorava, che si era aperto di nuovo a Lendini la cosa che aveva mio zio, che l'aveva fatto mio zio, poverino. E che lavorava, io sapevo solo questo, e che ogni tanto ci andava, i miei figli ci andavano per farle mettere a cavallo, sapevo questo, poi non chiedevo niente, io non ci chiedevo niente. Va bene, Presidente, non ho altre domande.